conosci bene Gallo ed è una sfida che comunque è molto sentita anche tra le due tifoserie. Conosco bene Fabio perché l'ho visto a Treviso nel suo, diciamo, nella parte finale della sua ottima carriera da calciatore, perché è un giocatore veramente eccellente, molto intelligente, molto bravo tecnicamente, tatticamente, quindi ha trasportato questa sua grande qualità di campo come allenatore, ha fatto già vedere delle cose veramente pregevoli, e non solo quest'anno, ma anche a Spezia, soprattutto per il gioco espresso. È una squadra laternana che ha fatto delle cose veramente straordinarie e ancora non gli basta perché la regina sta facendo delle cose fuori dal comune. Quindi per noi sicuramente domani è un test molto bello perché ci misuriamo con squadre di grosso calibro e dovremo vedere anche noi se siamo a quell'altezza lì. Delle tre, quale ti preoccupa di più o quale ti impensierisce di più? Io credo che sono tutte quante squadre molto forti e lo stanno dimostrando con giocatori bravi e ottimi allenatori, ottime società. Ripeto, noi dobbiamo vedere se riusciamo a stare in questo lotto di ottime squadre, però dovremmo giocare con molta pazienza, con molta intelligenza e con grandissimo entusiasmo, con grandissima pressione al portatore avversario. Però sono tutte e tre squadre, sono tutte sei squadre più due eventuali di Coppa, cioè quindi sono tutti avversari molto, molto bravi da rispettare e da giocarci contro e vedere appunto che stato di salute abbiamo sotto l'aspetto generale. Hai avuto buone risposte dalla settimana lavorativa dopo la brutta prestazione di Picerno? È stata una prestazione non eccellente a Picerno, iniziata secondo me molto bene come approccio e anche in termini di pericolosità. Non mi è piaciuto poi quando siamo andati sotto, siamo stati lenti, siamo stati prevedibili, sfilacciati. Questo non può succedere. Quindi le risposte che io ho settimanalmente sono importanti, però sono più importanti quelle della partita. Le Questa settimana hai avuto le risposte che volevi. aspetto domani. Cioè, nel senso che tutto quello che ho visto durante la settimana non abbiamo mai sbagliato un allenamento. Questo lo devo dire in maniera netta. Venivamo da un grandissimo tour de force, con qualcuno anche che ha pagato caro prezzo dal punto di vista psicofisico, quindi non c'è solo una stanchezza fisica, c'è anche una stanchezza psicologica, cioè, che ha preso qualcuno, però erano anche giocatori in questo momento, tra virgolette, per le prestazioni che hanno fatto, difficili da sostituire. E quindi anche questo da mettere in preventivo, non è possibile avere fisiologicamente reggere dei ritmi così importanti. Pensavamo di farlo, invece abbiamo preso uno schiaffo, adesso speriamo di ritornare sulla retta via. Domani, mister, il pubblico può essere il dodicesimo uomo, mai come domani. Noi abbiamo bisogno come il pane, perché lo ripeto all'ennesima potenza, io 33 anni che faccio sto mestiere qua e devo dire la verità, non mi è mai successo di perdere 3-1, mai, cioè no, di perdere 3-1 ho perso, ma uscire con l'entusiasmo dei tifosi questo non mi è mai successo, quindi noi abbiamo il dovere, io almeno mi sento addosso il dovere sacrosanto di far felici le persone che meritano e quindi credo che darò il massimo di me stesso per far felici le persone che meritano e naturalmente, oltre alla proprietà, alla società, a tutto quello che ci circonda, i giocatori, in questo momento qui è giusto che facciamo anche una sottolineatura al pubblico che con noi è stato meraviglioso finora. E aggiornamenti disponibili, morti, feriti? Abbiamo qualche accecchetto, qualche cosa che ci ha un po' così limitato un lavoro, diciamo, gestionale. Però in linea di massima stiamo tutti abbastanza bene, qualcuno che non ha fatto una grande settimana per piccole magagne, abbiamo Cancellotti fuori, abbiamo Di Matteo fuori, quindi l'emergenza nostra sicuramente sarà su questi ruoli, e quindi è lì che abbiamo fatto un pochino la settimana lavorativa. Soprano lo convoli? Soprano non lo convoco,
però è praticamente a posto, stiamo lavorando per fargli fare un inizio di partita, non uno spezzone, non possiamo in questo momento, non è a posto sotto l'aspetto generale, ha fatto un grandissimo ritorno, nel senso che ha lavorato pesantemente, ha bisogno ancora di fare dei lavori di un certo tipo, di un certo rilievo, quindi portarlo tanto per portarlo è meglio che lavori. Però è a posto, è a posto. Ti chiedo di Tentardini, come sta, se sarà della gara? Tentardini ha fatto una settimana, è uno di quelli che, come ho detto prima, di quelli che qualche magagna l'hanno avuta, è inutile negarlo, stringerà i denti, troverà andare in campo. Abbiamo qualche soluzione alternativa, chiaramente non molto popolare, non molto logica, però in questo momento siamo un pochino in difficoltà. Minelli deve avere la possibilità definitivamente di non avere timori di rifarsi male. Quanto ci vorrà un po' di tempo? Qui lì è un discorso prettamente psicologico e quindi dipende molto da lui, lo aspettiamo, però credo che noi dobbiamo fare anche un distinguo, diciamo, del notiziario, cioè quindi come stanno i giocatori. Però è anche vero che per lasciare dello spazio a certi giocatori abbiamo bisogno anche che stia fuori qualcuno, perché in questo momento non possiamo giocare i 22, no? Vabbè, quindi, questo sei bravo, cioè sai gestire il gruppo, no, da professionista autentico. Nel momento in cui noi vediamo che ci sono giocatori che stanno facendo molto bene e quindi devono scalzare un presunto attuale titolare, lo si fa quando veramente uno fa 51-49, se è 50-50 si fa più fatica. Ecco, non so se mi sono spiegato. Sì, certo. Il fatto che l'ASIC si sia candidato ad alternativa come regista è una soluzione che ti piace, a parte che l'abbiamo vista in Coppa Italia? Richard è uno che da 3 settimane non ha avuto mai mezza interruzione, questo per noi è chiaramente importante perché mette dentro della benzina e quindi mette dentro del lavoro. Mi piace molto come vertice basso perché è un giocatore di sostanza fisica, quindi né Arrigoni né Viero ce l'hanno questa qualità strutturale, ed è un giocatore che nello sporco ci ha dato una grossissima mano in quel ruolo lì, e quindi è un giocatore che posso candidare da terzino destro, da vertice basso e da mezzala. Ti chiedo se domani ti aspetti una partita sporca oppure ti aspetti una partita giocata a viso aperto sia dall'una che dall'altra, cioè se la Ternana pensi che verrà a Teramo comunque a fare la partita, quindi sarà una gara magari più aperta, oppure se sarà una gara tignosa, un po' più chiusa, che partita ti aspetti? Mi aspetto una partita aperta, obiettivamente, perché i due allenatori la vedono così, poi dipenderà anche dai protagonisti in campo, perché ci sono loro, sono gli assoluti protagonisti gli attori di questo spettacolo, quindi dipenderà molto anche dalla personalità e dal coraggio che avranno i giocatori in campo. E in virtù di questo ti chiedo se dovrà essere più il Teramo ad adattarsi alla Ternana o viceversa? Questo non lo so, noi cercheremo di fare il nostro calcio e cercheremo in tutte le maniere di iniziare la partita, dopo non lo so se riusciremo a correre dietro loro o loro a correre dietro a noi, però noi cercheremo di fare entrambe le cose, speriamo di farle bene. Mister, sei d'accordo se asseriamo che la nostra rosa al completo vale la rosa al completo della Ternana? È una domanda alla quale non rispondo, perché non credo che si possano fare delle valutazioni delle rose a disposizione, perché sarebbe scorretto guardare in casa altrui e sarebbe scorretto mettere sondaggio o comunque in competizione dei giocatori che alleno io, no? Cioè, non credo. Cioè, credo che la Ternana abbia una rosa importante, che sia allenata bene e che stia facendo delle cose veramente stratosferiche. L'unica sfortuna della Ternana in questo momento è che ha trovato una regina che è implacabile e non la ferma nessuno. Cioè, la Ternana in questo momento sta facendo veramente delle cose al di sopra di ogni più rosea previsione. Non per parlare degli altri, scusami. No, non voglio parlare perché non mi sono accorto. Non per parlare degli altri, però c'è un caso Rieti in questo campionato, no? Che ci riguarda. Anche lì secondo me non...
non lo so, io i fatti reali non li conosco, e come posso dirti cosa ne penso? Io dico che se c'è un... ci sono delle regole, bisogna stare alle regole, ecco, questa è l'unica cosa che mi sento di dire, in tutto e per tutto, quindi se ci sono delle cose che non funzionano è giusto intervenire, ma ci sono degli organi che non sono certamente quelli tecnici. Mister, a proposito di 50, 50, 51 e 49, in questi casi, in partite del genere, si preferisce la continuità oppure si prova magari anche a cercare una specie di effetto sorpresa in alcuni elementi? L'effetto sorpresa non so, magari tu dici con il cambio di sistema di gioco, piuttosto no, il cambio di giocatori singoli. Noi siamo molto attenti a chi sta facendo meglio. Qualcuno secondo me lo si può vedere in campo, sinceramente, diverso da quello di domenica scorsa, dall'inizio. E ancora un paio di dubbi li ho, se devo essere proprio sincero al 100%. Un paio di dubbi li ho manifestati questa mattina. Quindi è giusto tenerseli anche fino alla fine per valutare ancora più cose, se mai ce ne fosse bisogno. Centrocampo e attacco, perché immagino che la difesa sia più o meno quasi obbligata. Allora, devo spendere una parola per un giocatore, non so se domani giocherà, ve lo dico prima, che è Luca Iotti, sta facendo veramente benissimo, si sta comportando bene, è migliorato molto naturalmente dal punto di vista generale, la conoscenza è diventata veloce e rapida, e quindi ecco, lui è un dubbio che mi porterò fino alla fine. Senti, mister, il fatto che Mungo sia in diffida può essere un altro dubbio che hai? Anche Piacentini. Anche Piacentini. Sono i tre dubbi, sono i dubbi che ho. Fermo restando che Mimmo è... Lo sapete quanta stima ho in questo ragazzo qui, però non sto facendo calcoli se è meglio che gioco con Ternano o col Bari. Sono due squadre fortissime, quindi dipende moltissimo anche da una predisposizione, da quanto uno possa essere stanco, se è reattivo. Io sinceramente di questo gruppo che ho a disposizione sono molto contento e fiducioso. Poi ripeto, il calcio vive anche di tante variabili, però bisogna fare prestazioni, e in questo momento qua ci dobbiamo sorbire una squadra importante come la Ternana. Quindi dovrebbero essere solo Cancellotti squalificato e Kappa infortunato, i non disponibili. Soprano. Lewandowski che ha la tonsillite, o comunque una cosa molto forte dal punto di vista anche febbrile. Poi il resto sono tutti convocati.